Ma poi una callosa insensibilità rivestì, smaltò tutto il suo corpo. Non avvertì più gli impatti terribili con la terra spoglia di neve, non più il terribile impatto del metallo e legno del suo moschetto pressato contro il suo fianco. Rotolava leggero e anestetizzato, come nuotasse e fosse sospeso in ionosfera. Poi si riprese e si destò un poco. Cominciò a pensare di frenarsi. Ricordava che il pendio strapiombava netto nel salto di tufo che coronava il crepaccio. Ma l'erba era gelida e viscida. Feriva senza aiutare. La neve, dov'era? Aveva perso ogni facoltà frenante. Mi sono salvato lassù per finire a sfracellarmi nel ritano, pensò con un'angoscia pigra. Ma si frenò e rizzò in tempo, con un dolore al capo stranissimo. Quasi la testa orinasse per qualche orifizio il suo liquefatto cervello. Poi si sistemò, percorse lento, quasi accidiosamente l'orlo del ritano, cercando dove e come calarcisi. Il pendio arrotolato era perfettamente sgombro e inanimato, invisibili le tracce del suo folle rotolamento, il suo eccelso ciglio gli impediva la vista del biondo, di Pinco, di Fred e di tutti gli altri. Più su, i tedeschi in fitta schiera stavano calando la pietraia di Costalunga, apparivano come uno sciame di formiche verdi montanti uno sbiancato legume. Ancora più su, sul più alto della terra, sostavano i loro autocarri anneriti e nanificati dalla distanza, proprio in bocca al grigio, grigio cielo. E ancora niente fumo che torreggiasse sul paese. Tutti i campanili intorno batterono le ore, superni, cellofanati. Si voltò e si calò nel ritano. Rabbrividendo al suo freddo buio e acquatile, procedeva evitando le chiazze neve e le pozze di acqua di sgelo. Scostava gli intrichi dei rami, il passo e la mente orientati a Murazzano. Non importava l'ora in cui arrivarci, stava facendo il callo al dopo rischio mortale. Non avvertiva più, come sempre prima, quell'onda elettrica lunghissima, risalente nella sua spina dorsale. E poteva pensare al biondo in termini di perfetta, pacata naturalezza. Era la sua fine, prima o poi. Anch'io ho una mia fine. Altrimenti che cosa dovrei pensare di me? Solo una questione di date. Ora il ritano stava livellandosi ai prati soprastanti, radure fra castagni, ed era ora di lasciarlo per immettersi nei prati foranei del paese. Sussultò, così come un altro uomo sussultò alla sua vista sulla radura. Era Regis, spoglio di ogni sua arma, aggrappandosi con un braccio all'altro braccio di Sebled, sanguinante da una manica strappata. La salvezza di Regis eccitò Johnny infinitamente più della sua. Lo galvanizzò, lo fece correre per la radura come un canguro. Portami all'ospedale di Murazzano, vuoi? Piangeva. Sicuro che ti ci porto. Non è grave, vero? A te non pare grave. A me non pare. No, non è grave. Però andiamoci in fretta all'ospedale. Si trascinarono verso il paese incombente. Regis piangeva liscio e filato, ma la cosa non aveva per Johnny una particolare implicazione. Era una cosa puramente fisiologica, così come lo spicciare del sangue dal suo braccio. Ho dovuto farmi forza, sai, a scappare. Che forza ho dovuto farmi. Non si direbbe come ti ferma, come ti inchioda la vista del tuo sangue. Non ne hai idea. E mi auguro che tu non abbia mai a provare. Mi auguro una cosa sola, disse Johnny. Se è destino, una palla in fronte o una raffica al cuore, come al biondo. Ma ora non parlare più, Regis. Johnny lo fece fermare al riparo dell'ultimo castagno e andò avanti ad esplorare se il paese era occupato. Uomini appostati sul belvedere del santuario lo assicurarono con brevi gesti di una simpatia iraconda. Poi stettero a vederli salire insieme. Erano allerta, spasticamente grim, molti di loro pronti alla fuga tempestiva e alla latitanza nei boschi selvaggi, con coperte arrotolate a bandoliera e involti di cibarie. Le donne occhieggiavano dalle finestre persianate, a volte sibilavano giù consigli e preghiere ai loro uomini a basso.
Un uomo si sporse appena dalla linea interita per chiedere che ne era del biondo. Eravamo suoi uomini. E lui dov'è? L'avete perduto? È morto lassù. Possibile? Il biondo? È morto un'ora fa, sotto i nostri occhi. L'uomo si reincorporò tutto nella linea. Era la sua fine scritta. La notizia e il commento si propagò per tutta la linea. Poi i civili scattarono gli occhi in alto all'altopiano, dove Johnny aveva detto essere caduto il biondo. L'altopiano era così nudo e black da rispecchiare il colore del cielo. Reggie urlò: «Io perdo il braccio!» E allora corsero all'ospedale, preceduti da una staffetta di uomini giovani, con Regis che ripeteva piano, infantilmente, che il suo braccio era ormai perduto. Nell'ospedale non si trovavano suore. Erano tutte staccate all'attivo ospizio di mendicità. Johnny e Regis si strascinarono in un androne guarnito di vecchi cronici, che smorfiavano al loro passaggio col grin dell'abitudine, sbuffando a loro i loro fiati corrotti, guardando al sangue di Regis con occhi sbarrati. Regis stridette di disperazione e allora una suora apparve. Era del tipo che il Cottolengo avrebbe assunto a paradigma dei suoi ordini. Secca e forte, tutta nordica, occhialuta, efficiente e laconica. Medici non ce n'erano. Lei fungeva da dottore. Li precedette in uno stanzino, mezzo infermeria e mezzo soggiorno conventuale. Johnny si pose alla finestra per controllare i dintorni e i movimenti. Regis si preparò per l'iniezione. La suora eseguì. Regis ora nicchiava a rivestirsi. Pareva dire tutto qui. E crede, vecchia matta, che questo basti a salvare il mio braccio? Il mio braccio! Johnny retrocesse dalla finestra. E ora? Regis aveva un'aria delusa e offesa. Poi bestemmiò piano ma secco e con Johnny mosse verso l'uscita. La suora l'arrestò con la sua mano ossuta. Dove andava? Era impazzito? Non se la sentiva la febbre da cavallo? Parlava dura, senza simpatia e tutta tecnica. Regis si svincolò. Ricoverarsi, mettersi a letto, subito è qui, coi tedeschi che dilagano da ogni parte? Alzò la voce. Io no, io preferisco, io voglio crepare all'aria aperta. Non mi corico, non mi... Ma la spossatezza e il deliquio la afferrò. Lo flesse come un salice smidollato. Johnny lo trasportò in braccio, la suora faceva strada, volgendosi appena a precisare che naturalmente non lo ricoveravano in ospedale, così aperto all'ispezione nemica. Lo rifugiavano nei sotterranei. Già videgeva una quantità di partigiani. Pareva che tutto l'odore di acido fenico dell'ospedale si fosse concentrato, rappreso nella rigida sottana della suora. Johnny stringeva la bocca e gonfiava le gote contro il vomito. Regis piangeva filatamente ad occhi chiusi. Così non vide il sotterraneo, basso e medioevale, gelido e asfittico, con appena una lampada a carburo che a Johnny permise di scoprire le tre vittime del Burst dello Skoda. Giacevano immoti e disfatti, con zolle di muffa nera sotto gli occhi. Lo spogliava, poi lo coricò. Piangeva sempre liquidamente e non riapriva gli occhi, nella paura insostenibile di uno spettacolo intollerabile. Starei bene qui, perfettamente al sicuro. Mi ci fermerei io se non dovessi vergognarmene. Tra una mezz'ora ti sentirai meglio e certamente non mi invidierai. Penserai a me, che sono di nuovo allo scoperto, all'avventura, e non mi invidierai. Mi hai sentito, Regis? Io vado. Uscii di nuovo per l'androne putido, tra i vecchi cronici stoliditi. Una suora ora gli trottava al fianco. Vecchia, tombolona, non più acuta dei suoi cronici, con una faccia porcina entro il soggolo strettissimo. Ridacchiava e anfanava, parlando dei tedeschi in termini inarticolati ma indubbiamente ammirativi. Ridacchiava e anfanava. Era fuori. Le case gli precludevano la vista di Monbarcaro e della sua enorme collina cruda e vessata. Non conosceva l'ora. La sua stessa torva neutrità anomizzava il giorno. Mosse verso la torre procedendo tra file e gruppi di gente sul piede di fuga, imbronciata, recriminante, ostile. Qualche partigiano si era infilato tra la folla, scampato da altre squadre, riparato a Murazzano mediante un'altra avventura, familiare con altri morti. Si salutavano con un clink appena dell'occhio, si agglutinavano,
nella loro comune andata alla torre osservatorio, ma non si raccontavano niente di loro particolare, nemmeno una peripezia, nemmeno un itinerario. La giornata era interamente, gelosamente e misteriosamente sua propria di ognuno. Fumavano insieme le ultime sigarette, non guastatesi nei turiboli dello scampo. Alcuni tedeschi erano visibili sulle poppe del monte di Monbarcaro, ma solitari e svaganti, come in tregua individuale. Poi, sulla strada di Cresta, ricomparvero i loro camions, sempre torreggianti e traballoni. Si frenarono coi radiatori puntati a Murazzano. Allora i borghesi bolted away, definitivamente qualcuno che esitò con un solo piede in aria venne scaraventato via dallo strido delle donne alle finestre. Anche i partigiani si misero sul piede di ritirata. Ma Johnny sedette al piede della torre, sull'erba gelida, memore della neve. Non voglio correre. Non voglio correre perché un tedesco magari si muove per fare pipì da parte. Il fatto di Monbarcaro stava finendo. Era finito. Senza torri di concreto fumo. Tutto appariva insensato sotto il doloroso ghigno del cielo senza tempo. Una cortina di vespro scivolò tra le alture e il paese. Le strade si smorzarono, gli autocarri tedeschi si fecero flu, ma era sempre uguale e forse è cresciuta la tremendità, la fascinazione di quella loro puntata immobilità. Eppure la giornata era finita. L'aria, il cielo ne l'assicurava. Si alzò e vide che tutti i partigiani erano spariti. Scesi al paese e andati oltre, ma non li seguì. Restava un solo partigiano. Pareva aspettare proprio lui, con una discrezione muta e tenace. Si mosse con Johnny, con ritardo di appena qualche passo. Johnny si fermò presto sulla strada grigia, fuori dell'ombra nascente delle case, sotto le prime battute del vento serotino, e fissò l'altro duramente. Ora lo ricordava. Apparteneva ai vecchi di secoli giorni che furono gli ieri di Monbarcaro. Portava arma e munizione. Era preciso e noioso, affidabile. Cosa vuoi? Che tu mi indicassi da che parte è la Lovera? Non potevi domandarmelo subito. Ho pensato che tu ci andassi e io non avrei fatto che seguirti. No, io non ci vado. Ma l'appuntamento di Nemega non è per me. Eccoti la Lovera. E si voltò a indicargliela, alla metà della selvaggia cresta che da Murazzano si lancia a trampolino sulla breve pianura di Dogliani. L'altro se l'impresse negli occhi e poi, tu non ci vieni perché ritorni a casa. Non c'era offesa nel suo tono, né polemica né sfregio, soltanto una vibrazione di preghiera che Johnny gli dicesse il suo programma perché lui sapesse regolarsi. Capisci? Io ti osservavo spesso a Monbarcaro. Capivo, sapevo che eri il più istruito di tutti. No, non torno a casa. Non ci tornerò che alla fine. Torno nei partigiani, ma altri partigiani. Dove? Sempre sulle colline, ma altre colline. Erano ben oltre la cortina del buio e Johnny le sentiva invisibili, inaccessibili, come l'altra faccia della luna. L'altro si succhiò in dentro le labbra per perplessità e riflessione. Poi si decise. Andò verso la Lovera, col suo passo disciplinato e goffo. Johnny lo seguì con gli occhi finché poté, leggendogli nella schiena incurvata tutti gli sforzi ricostitutivi di Nemega, tutto ciò che avrebbe visto, passato e sofferto in futuro, e come sarebbe morto in un particolare scontro partigiano in cui Johnny non sarebbe morto. Partì per la parte opposta, trascorrendo veloce nel paese solo più vivo per le donne, con spifferi interni che fischiavano alle finestre e agli usci sprangati. Era tremendamente eccitante e pregnante marciare al basso in quella sospensione di partigianesimo. Johnny si sentiva come può sentirsi un prete cattolico in borghese o un militare in borghese, le armi razionalmente celate sotto il vestito. Il segno era sempre su lui, partigiano in eternum, il vestode. And fired and killed. Era terribilmente diverso da tutta la gente che batteva la grande strada di Cresta, rada, sullen, aggricciata, gente che batteva la collina per bisogni e passioni supremi. Il demone della borsa nera, la mendicatizia ricerca di legna da ardere e la chiamata del prete per una estrema unzione. I pigri,
stavano a vista a distanza della strada, immobili e tesi sui noti campi, così diffidenti da non abbandonarsi a rispondere a un richiamo, a un fischio dalla strada. La giornata era gemella dell'ultimo giorno di Monbarcaro, timeless per la mancanza di gradazione solare. Oggi era peggio, it looked come se il sole non avesse brillato mai sulla terra. E frequenti spifferi ghiacciati correvano per il lungo della strada, come il maligno scherzo insistito. Johnny marciava al basso, masticando col pane dell'armata Questua la cioccolata comprata alla Wayside, osteria della Peddagera, che era per Johnny l'equivalente sognato da Singe per la sua osteria nel Playboy del Western World. Lo stessa era petrea, oleosa e parlante a monosillabi, come una vecchia indiana. Portò Johnny in tralice, temendo una requisizione, nella disperata, muta difesa di un lucro secolare. Essa non poteva sopportare né permettersi nemmeno il regalo di una tavoletta di cioccolata. Quando Johnny pagò, la giornata era salva per lei e in sollievo diventò loquace e descrisse la battaglia di Monbarcaro con una circolarità di veduta che a Johnny era stata naturalmente negata. Era straordinaria la circolazione delle notizie per le colline. Si ricongiungevano ed amalgamavano tutte in cresta, dopo la strada per le valli e i ritani ascensionali. La vecchia era particolarmente informata dei risultati dalla parte dei Bormida, Johnny essendo periclitato e poi scampato alla parte di Belbo. I fascisti avevano catturato una ventina di partigiani, i più fucilati in sera sulla piazza d'armi di Ceva, i restanti, o perché troppo giovani o efficacemente imploranti, deportati in Germania. Ma l'episodio più impressionante per la vecchia era quel partigiano immobilizzato da una pallottola in un ginocchio. I suoi compagni l'avevano deposto e occultato a mezza costa in una di quelle capannine mezze in muratura in cui i contadini d'autunno essiccano le castagne. Una pattuglia di tedeschi verrà arrivata. Si chiuse la porta con dolcezza, visto l'uomo immobile e salutatolo. Poi rinchiusero e incendiarono il tutto. Avreste dovuto vedere il fumo, disse la vecchia. Come si dice che cambiò di colore, come di magro si fece grasso, quando avvolse oltre che il resto l'uomo. Ma la voce era che non fosse un italiano ma uno slavo e non c'era nulla di più continentalmente distante come la parola slavo pronunciata da lei. E Johnny cercò nella sua memoria quale potesse essere lo slavo della guardia del corpo del capo in viola che aveva fatto quella fine. E di Alba, che sapete? Libera o occupata? Di Alba non sapeva nulla. Johnny sbalordì a sentire che in tutta la sua vita non era mai scesa ad Alba, la capitale geografica delle Langhe. Era sempre vissuta tra i bracci di quel crocevia.